Come si sta configurando alla luce delle nuove forme di collaborazione la funzione statistica a livello territoriale? La funzione statistica è stata tradizionalmente una funzione che era riferita allo Stato, ma con l'evoluzione dell'ordinamento costituzionale ormai si riferisce a tutti i livelli istituzionali previsti dalla Costituzione, lo Stato, le regioni, le province, i comuni, le città metropolitane. C'è una profonda trasformazione della Repubblica e a livello territoriale si sta maturando sempre di più l'esigenza di fare rete, di mettere insieme i soggetti che operano a livello territoriale, non agire ognuno per proprio conto, ma mettere insieme le esperienze per restituire una collaborazione che serva a tutto il sistema statistico nazionale. Per esempio, noi a livello locale stiamo provando a portare avanti insieme i comuni e le province da un lato, i comuni e le città metropolitane dall'altro, un'azione comune per gestire insieme la funzione statistica a livello locale e rafforzare la rete degli uffici di statistica a livello locale per fare in modo che il sistema statistico nazionale sia più semplice da un lato e più funzionale dall'altro. Quindi nella collaborazione c'è anche una funzionalità maggiore della statistica.